Ciao a tutti, vi do il benvenuto nella Kernelcraft. Mi sono svegliata da una mezz'oretta, quindi avrò una voce oscena, non che fosse migliore rispetto all'altra volta. Comunque, allora, sono nel magazzino perché oggi, come detto nel precedente episodio, sotto forma di live che è stato ieri, dovevo, diciamo, allargare il magazzino e fare una parete interna, diciamo, per mettere altri quattro espositori con tutte le casse intorno. Qui ho già preparato un po' di materiali che ci serviranno, ma verrà una roba molto semplice. Direi di iniziare perché oggi, diciamo, volevo fare durare il video. In realtà non molto, però adesso che ci penso devo farlo per forza qua. No, così devo farlo per forza, ok? Dicevo, voglio far durare questo video almeno una volta, voglio che sia, diciamo, abbastanza corto, tipo un quarto d'ora a differenza dei 20-30 minuti soliti, che poi sono un po' scoccianti. Ma oggi non faremo solo questo. State tranquilli, non morirete di noia. Perché oggi andiamo a caccia di diamanti, ma andiamo a caccia di diamanti in modo serio. Perché oggi, cioè praticamente ieri stavo su YouTube a riguardarmi, diciamo, come si fa la farm di bambù. Perché appunto voglio farla, proprio quella potente, ecco. E praticamente mentre appunto lo stavo guardando sotto, come altri video, diciamo, mi sono apparsi dei video per trovare diamanti, e che poi ho scoperto che, diciamo, ne ero già a conoscenza di tutto ciò. Però questo, a differenza delle altre persone, si sdraiava con la botola, poi insomma si metteva a scavare dritto per dritto, però ad altezza meno 53 e non meno 59, meno 58, perché diceva c'era parecchia lava. E quindi insomma oggi proveremo a fare tutto ciò sperando di riuscire a trovare qualcosa. E mi è appena venuta in mente una roba che è brutta, cioè aspetta, io adesso devo fare, levo questo, poi devo fare, cioè mi prendi questo e mi prendi nient'altro. Ah, poi comunque qui ho levato i tronchi e ho messo le slab perché almeno possiamo aprire anche quelli sotto. Ma comunque, allora qui dobbiamo mettere intanto l'arenaria liscia. Ok. Poi questo è storto. Ci mancherebbe altro. Mi pare ovvio, ma che bello. E comunque per i nuovi iscritti al canale, siamo passati dall'episodio 6 all'episodio 8, ma invece non è così, perché infatti ricordo che lo scorso episodio, cioè il settimo, non mi sono dimenticato di metterlo, ma l'abbiamo semplicemente fatto in live. Comunque, allora mettiamo tutti questi tronchi. Pensavo me ne servissero molti meno, devo essere sincero, però detto qui. Ok, poi li scortecciamo. Vai, perfetto. No, questo non è. Dai, ma perché? Perché gioco? Perché? Dai, ok. Allora, adesso qui come sistemiamo, però? Potremmo sistemare con delle semplici slab, che non mi farebbe schifo. Ne abbiamo già 4, ma ce ne servono di più. Allora, questa me la puoi levare. Ho anche già un po' di casse per, diciamo, cioè per metterle lì. Ma adesso facciamoci un po' di slab. Quante ne servono? Penso una decina. Fammene, boh, 16. Ok. E iniziamo a metterle. Allora, ok. Penso venga comunque abbastanza carino, anche se non era questo l'effetto iniziale, ma va bene. No, levamela. Ok, perfetto. Mettimi questa slab. Ok, voi comunque nei commenti scrivetemi tutte cose, se vi piacerebbe, diciamo, vedere video più corti, più lunghi, insomma, voi ditemi tutte cose. Allora, qui però no, devo mettere un altro tronco, perché se no non posso dividere le casse. Ed effettivamente sì, non è proprio carinissimo il fatto che le lanterne siano attaccate ai tronchi, ma se le guardi da un certo punto di vista ci può anche stare. E noi ovviamente lo guardiamo da quel punto di vista perché non ho voglia di rifare tutto da capo. Comunque, il più rapidamente possibile direi di fare questa cosa, ok?
E poi ovviamente non ci basteranno mai tutte queste casse, perciò andiamo a trasformare tutto in legno, ok? Ah, comunque la casa la vediamo nel prossimo episodio, state tranquilli. Oggi no, oggi Diamond. E allora, dove stanno le casse? Ma perché le sto facendo così? Cioè, non posso farle io, vabbè. Ok, se ne escono 30, che credo bastino in realtà. Ora vediamo un po'. Ok, allora qua intanto dobbiamo. No, raga, ma perché? Ho scortecciato tutto il legno e qua ovviamente non l'avevo fatta la colonna. Vabbè, io vado a prendere un altro po' di legno appunto per fare questa colonna. E però direi di mettere prima tutte le casse. E ne abbiamo fatte anche troppe. Mi pare ovvio. Ma dettagli, qui ci potevo mettere anche le scalette come ho fatto di là, però ormai abbiamo fatto così e tanti saluti. Quindi insomma, io vado un attimo a prendere questi due pezzi di legno e ci vediamo tra poco. Momento Enderman, combattimento finale. Raga, perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Allora, adesso mi verrebbe. Allora io adesso voglio sapere il motivo di questa mia azione. Ma tipo voglio sapere così tanto il motivo di questa mia azione. Che guarda, lasciamo stare. Perché l'ho attaccato? Cioè, su Bedrock che mi viene sempre voglia di attaccarli, così sempre ti attacco. Perché mi danno le Ender Pearl e mi piacciono anche se non le uso e le prendo e tanti saluti. Invece qui i boss, cioè i nemici hanno un sacco di vita in più. Ma io questo non me lo ricordo mai. Questo è il risultato. Ma perché? Abbiamo di nuovo perso tutti i livelli. Yay! Ma che bello. E niente, raga. Siamo a 7 livelli. Cioè, dai, ma perché? In questo mondo siamo già morti 4 volte e meno male che non è una hardcore perché sarebbe finita nel giro di 5 minuti, ma dettagli. E facciamo che finché non sono in diamante non lo attacco più un Enderman perché non mi sembra il caso. Quindi sentite, io mi prendo questa legna e tanti saluti. Ce l'ho fatta dopo 27 miliardi di anni e quella morte stupida di cui non voglio più parlare, ce l'ho fatta. Abbiamo tutti i tronchi che ci servono e anche di più da mettere nella cassa in caso ci servissero, proprio così senza nemmeno trasformarli perché non abbiamo mai di legna. Quindi questa roba me la metti tutta qua. Poi abbiamo questi espositori che adesso dobbiamo andare ad attaccare, ma qui mi metti la arenaria liscia, qui metti questo e adesso prendiamo le slab di quercia. Ok, che non abbiamo, quindi ne dobbiamo craftare qualcuna. Non si craftano così, gioco. Ok. Allora, me ne servono giusto 4, quindi le altre le possiamo semplicemente. Ok, dicevo semplicemente mettere nelle casse. Non sapevo nemmeno che questa cosa si potesse fare, ma non mi voglio fare domande. Allora, mettiamo quindi una slab qua, una qua, poi una slab qua. E una qua. Cornice, che non so perché chiamo espositori, ma va bene. Ok, perfetto. E il bambù io lo volevo spostare da questa parte, cioè diciamo questi blocchi qua. Vabbè, facciamo prima a fare così, eh. Ok. Ci riprendiamo la cassa e la mettiamo qui. Non in questo modo, ma va bene. Shiftando magari, ok. E qui ci volevo mettere, aspettate che lo vado a prendere, un bel blocco di lana bianco. Quindi mi prendi un colorante viola, ok. Perché ho detto colorante bianco? Vabbè, insomma, volevo il blocco viola perché blocchi viola prima o poi ne otterremo. E insomma, qui adesso andiamo un attimino a rimettere al volo tutte le varie cose. Ok, e qui ci servono le casse per qualcosa che volevo fare, ma adesso non ricordo. Però non è questo il momento di ricordare certe cose perché adesso ci facciamo un po' di picconi.
e 1-2. Ah, ok, va bene così. E perfetto. Perché appunto adesso si va a cercare i diamanti. E non mi fermerò finché non li trovo. Perché il prossimo episodio voglio provare a farmi un enchanting table. Perché comunque l'ossidiana ce l'abbiamo. E ci mancano appunto due diamanti e basta praticamente. E quindi io direi di iniziare. Allora, il tipo appunto diceva che bisognava arrivare all'altezza meno 53. Ti sdraiavi e iniziava a scavare in un modo specifico che adesso vi mostro. Ma prima di scavarci sotto i piedi, direi di scendere rapidamente in questo modo, visto che abbiamo già la caverna, quindi una facilitazione in più. Però non abbiamo torce, ora che ci penso. Ma quello non è importante. La cosa che mi dà fastidio è che noi bisogna andare lì sotto, perché ho visto che si va parecchio in basso e non l'ho nemmeno esplorata quella zona. Però ci sono i mob, quelli brutti brutti. Allora, ah, c'è proprio la mineshaft di prima, ma che bello. Cioè, della scorsa live. Scendiamo. Ok, questa non l'abbiamo nemmeno esplorata. Ma come ho detto, non voglio mettermi a esplorarla adesso. Scendiamo il più possibile e iniziamo a scavarci sotto i piedi. Allora, apriamo le coordinate. Questa parte ovviamente non la vedete, siete fortunati. E allora, siamo all'altezza 39, dobbiamo arrivare appunto a meno 50. No, aspetta, cosa avevo detto? Meno 52 e 53. Vabbè, tanto mi vado a riguardare il video. Io comunque scendo un po' e vediamo cosa troviamo. Sì, però scendiamo in questo modo, ok, così almeno evitiamo di morire. E vabbè, ci vediamo tra 100 anni. Allora, essendo io molto intelligente, e dico molto intelligente in un universo parallelo, che non è questo a quanto pare, mi sono dimenticato di prendere la legna e anche la botola, oppure l'acqua. Non mi sono portato niente perché sono stato affrettato e questo è il risultato. Tanto deve sempre accadere qualcosa. Allora, ce l'abbiamo fatta a ritornare in superficie, sì, a quanto pare, oppure ho rotto tutto il piccone in pietra per fare niente. Non sono per niente arrabbiato, no. Vabbè, a questo punto mi levi le coordinate e andiamo a prendere la roba. Ok, quindi fai. Ok, musichetta super inquietante di Minecraft, cose normali. E vabbè, a questo punto io mi prendo anche un secchio d'acqua, perché almeno possiamo scendere direttamente in quel modo invece di romperci il piccone di nuovo. E tanti saluti. Allora, io sono arrivato da qua sopra. Facciamoci una specie di scaletta. Molto, molto circa. Ok. Perfetto. Adesso è notte sicuro. Sì, infatti, tanto ci mancherebbe altro. E io adesso vado fuori a morire e a prendere una botola. Che ovviamente mi sono scordato, da intelligente che sono. Salve, Creeperino. Allora, gente, in qualche modo ce l'ho fatta e mi sono portato sia il secchio d'acqua che la botola, così possiamo scendere in questo modo, cercando magari di non morire, che non sarebbe male. E allora, però, questa parte è tappata appunto e basta. Allora, questa me la metti nella mano sinistra e mi inizio a scavare. Allora, in teoria, se sotto c'è la cobblestone è tutta roba che ho scavato io e quindi non mi devo preoccupare di niente. Qua però, boh, non lo voglio usare il ciclo d'acqua, ho un attimino paura. Comunque la coordinata era meno 53 e il tipo diceva anche che se te mentre scavi, diciamo, trovi una caverna sempre a quell'altezza, ti conviene uscire perché è facilissimo trovare i diamanti. Dice quel tipo. Adesso noi apriamo le nostre fantomatiche coordinate. Ok, siamo all'altezza meno 25, ci vediamo a meno 53. Allora, in teoria ci siamo. Siamo alle coordinate meno 53. Allora, adesso mi ha preso un pizzico alla gola incredibile. E se tossisco, vi giuro, butto giù una parete, quindi cercherò di resistere. Comunque,
No, aspetta. Adesso io sono ad altezza meno 53 anche da sdraiato. Quindi in teoria adesso io posso partire. Ok, posso ufficialmente partire. Allora adesso, se riesco a levare le coordinate, vi spiego cosa diceva di fare il tipo. Beh, intanto questa redstone ce la prendiamo. E il tipo diceva che qui, se intanto c'è un murale in basso, basta che fai così e tanti saluti. Però, praticamente il tipo cosa diceva? Te scavi. A un certo punto te devi fare così, praticamente devi scavare più in fondo che puoi senza allontanarti perché perdi tempo, sia a destra che a sinistra. E se non trovi niente vai avanti. Scavi due blocchi, no, tre blocchi, ti metti qua a scavare e vai di nuovo più in fondo che puoi, sia a destra che a sinistra. Dai, ok. Perché così facendo, questi qua l'abbiamo, cioè, abbiamo controllato tutta questa parete e tutta questa parete, tutta questa parete e tutta questa parete. E diciamo che così è, diciamo, molto efficiente come cosa. Quindi, insomma, io vado avanti così per un po', vediamo quanta roba riesco effettivamente ad ottenere e se è veramente una cosa utile da fare. Io spero di sì perché se no mi disintegro. Questa redstone la prendo e ci vediamo al primo diamante notato. Diamanti! Signori, ce l'abbiamo fatta. Sono qui da 5 minuti e i primi diamanti finalmente ci siamo. Che bello scavare di diamanti. Sì, non so parlare. Facciamo finta niente, va. Comunque, che bello. Oh, 5 diamanti, raga, pazzesco. Qui mia, cioè sì, è miasma, Skulk volevo dire, miasma, oggi non ci sono con la testa. Vabbè, andiamo avanti, va. Oh yes! Sono proprio loro, sono i signori diamanti. Perfetto, ora sì che si ragiona. Allora, facciamo così. Poi così, ok, ed erano tre diamantini che noi ci portiamo via senza problemi e non ci lamentiamo. Rumori bruttissimi del gioco, ma dettagli, facciamo finta niente, andiamo avanti. E io comunque, raga, faccio che scavo finché non mi si rompono i picconi e poi niente, ci tocca tornare indietro. Regà, anche il secondo piccone è andato, ci rimane il terzo. E però io da quel momento non ho trovato più altri diamanti e ciò è un po' problematico. Però almeno li abbiamo trovati, che è già qualcosa. E mi sono anche riempito di redstone perché c'è solo quella. E ho anche trovato 6 di oro che ci serviranno per i fantomatici binari, ma dettagli. E niente, raga, anche questo terzo piccone se n'è andato. Noi non abbiamo più legna per farcene altri di pietra. Anche se con la pietra non ci puoi prendere niente. Ma dettagli: a noi sedite ci tocca tornare indietro perché abbiamo appunto rotto tutto. Continuo a sentire rumori sospetti, ma va bene. Là c'è roba per niente inquietante, cioè il posto da cui siamo venuti e da cui dobbiamo ritornare. Ci metteremo 3 anni. Risultato finale 8 diamanti, quindi letteralmente lo schifo in persona. E non me lo aspettavo, sinceramente pensavo che sarebbe andato tipo 100 volte meglio. Anche perché nel video lui ne ottiene 2 milioni in mezzo secondo. Ma dettagli, per il momento ci possiamo accontentare. E mi è tornato il pizzico alla gola proprio adesso e sto morendo. Ma dettagli, io insomma ritorno e poi vediamo. Allora, bene o male, a ritornare ce l'abbiamo fatta. E volevo anche dire un attimo che devo fare il catch perché si stesse chiedendo dove è finito. Diciamo che non è che ho smesso di fare i video appunto su Battle Cats oppure cose mistiche, è soltanto che non ci sto più facendo video adesso, cioè ce ne fa pochi. Perché ultimamente, raga, non c'è tipo niente. Tipo adesso, oggi sono guardato, c'è Gatti Estivi, che è appunto quell'evento che c'è da 30 anni appunto. Poi
c'è qualche stage boss tipo Tifone Nihil, che è impossibile, oppure altri simili che sono impossibili. E sono pure bloccato negli Uncanny Legends, quindi very nice. E quindi insomma, raga, per ora sono un attimo bloccato. Ma in ogni caso ce l'abbiamo fatta, tornare a casa. Off camera cercherò di ricordarmi cosa volevo mettere in questi espositori, ma va bene. E vabbè, intanto depositiamo tutta la roccia che abbiamo ottenuto, che è l'unica soddisfazione, direi, essendo che oggi ci è andata male come nella scorsa live. Ma dettagli, almeno li abbiamo trovati, che è già qualcosa. Io la botola la rimetto qua dentro e forse nel prossimo episodio ci riproviamo, giusto 2 secondi, per vedere se troviamo qualcos'altro. Allora, i diamanti per ora me li metto proprio qua sotto, il lapis, dov'era? Non avevamo il lapis? Ah, ok, avevamo il lapis. La redstone stava qua invece, adesso ne abbiamo un bel po'. Poi l'oro e il ferro adesso lo vado a cuocere e qui ci va la carne marcia. Ok, molto buona. Ah, abbiamo anche dell'altra ardesia che mi metti qua dentro. E raga, io direi che ci possiamo fermare qua perché quello che dobbiamo fare oggi l'abbiamo fatto, cioè piccolo dettaglio e aggiornamento del magazzino più qualche diamantino tattico. Che andrò, cioè ci faremo sicuramente l'enchanting table e quindi il tavolo degli incantesimi e ok, e poi ci faremo un bel piccone perché sì. Avevo messo a cuocere qualcos'altro, tipo uno di oro, o forse no, no, mi sa di no. Vabbè, andiamo a depositare questi lingottozzi che ci hanno fatto salire di nuovo di livello. Perché li avevamo persi tutti, very nice. Allora me li metti. Il rame sta qua, siamo a 22, ma tanto col rame non ci fa niente. Non ho nemmeno l'ametista, very nice. Se no ci si poteva fare il cannocchiale anche se c'è l'Optifine, ma dettagli. Mandiamo questo pane e ciao ciao!